Secondo giorno dell'Electronic Entertainment Expo 2014, siamo di fronte allo stand Nintendo in cui abbiamo potuto provare, fra le altre esclusive annunciate durante il Digital Event, Yoshi Woolly World, nuovo titolo di quello che fu presentato come Yoshi Epic Yarn, che si presenta come un platform veramente eccezionale. Come potete vedere, quello che salta subito all'occhio è soprattutto lo stile. Il mondo di gioco, così come fu per Kirby Epic Yarn, è tutto costruito con elementi che ricordano la stoffa e il tessuto. Questo apre anche a dinamiche davvero interessanti e carine. Ad esempio, c'è uno stage fra i tre che abbiamo potuto provare in cui, lanciando delle speciali uova, Yoshi riesce a disegnare all'interno proprio dei livelli delle scie batuffolose che poi può utilizzare come piattaforme per raggiungere zone dello stage altrimenti inaccessibile. È un'idea recuperata in parte dal bellissimo Yoshi Touch & Go, che ritroviamo con molto piacere in quello che sembra un vero e proprio erede dell'incredibile Yoshi's Island Super Mario World 2. Il level design ci è sembrato veramente ispirato, i collectible da trovare sono tanti, ci sono scorciatoie, aree segrete, e il gioco ci ha colpito molto di più di quanto non l'abbia fatto l'ultima iterazione uscita su Nintendo 3DS. C'è anche una cooperativa a due giocatori, forse addirittura un po' più riuscita di quella che già abbiamo visto in altri platform della saga Super Mario. Impressioni quindi più che positive, non vediamo l'ora di poter giocare la versione completa. Intanto vi lasciamo come sempre alle immagini di questa solidissima esclusiva Nintendo.